ultimo occorrente per l'ultimo pensiero per la festa della mamma, il più fashion e il più utile di tutti, un bellissimo portachiavi. Allora, una matassina di cotone, io ho la matassina, ma voi potete avere del filo che poi potrete arrotolare in una decina di giri per poi tagliarlo come lo uso io. Un gancetto o un anello a molla portachiavi, sapete gli anellini dentro i quali si chiudono le chiavi? Quello. Del filo, che può essere questo, o può essere un cordoncino che riprenda il colore del moschettone, o un filo a contrasto, insomma, quello che preferite cromaticamente, e un paio di forbici. Iniziamo subito. Come prima cosa liberiamo la matassina. Voilà, ok. Dividiamola e tagliamola da una parte. Una volta tagliata la matassina, quello che avremo sarà questo. La mia in realtà era un po' troppo spessa, tant'è che ne ho tolti un po' di fili e li ho messi via. Adesso con i miei 10 fili che compongono la mia matassina vado a creare il mio portachiavi. Prendo i fili e faccio entrare tutti i capi di tutti e 10 i fili di cotone all'interno del moschettone, che entrino tutti e 10, così. Adesso cominciamo ad annodare. Con la frangina di destra passo sopra quella di sinistra, così, e quindi poi passo sotto facendo rimanere così al centro il filo, vedete? Quindi sono passata sopra e poi sotto, lasciando al centro il filo. Adesso prendo l'altra frangina, quella che era posta a sinistra, e la faccio passare da sopra sotto la matassina centrale per farla risbucare fuori. Come faccio? Tiro fuori un po' questa, vedete, metto il dito sotto e inserisco gli altri fili e tiro fuori, così, e stringo leggermente. A questo punto avremo questo bell'incrocio che ha due occhielli alle estremità, uno qui e uno qui, ok? Adesso faccio entrare, passando da sopra, questa frangia all'interno di questo buco, e quest'altra frangia a sinistra invece la faccio passare da sotto e la faccio venire fuori dal buco. Quindi prendo tutti i miei filini e li inserisco passando da sopra all'interno del buchino, così, che siano tutti. La cosa più difficile di questo lavoro è catturare tutti i fili. Non ci rimane altro che far passare da sotto l'altra frangina all'interno dell'occhiello e tirare fuori tutti i fili. Adesso dobbiamo semplicemente tirare delicatamente da una parte e dall'altra e far scivolare bene in fondo tutti i filini. E nel frattempo, tirando piano piano, tenendo fermi questi e tirando piano piano l'incrocio da sopra, così, sistemare tutto il nostro incrocio. Perfetto! Voilà, perfetto. Adesso prendiamo un paio di quei fili che avevo scartato all'inizio, chiudiamo alla base e arrotoliamo, quindi chiudiamo con un nodino.
Adesso spazzoliamo il nostro cotone con le forbici e tagliamo una frangina bella dritta e tutta della stessa misura. Adesso con una spazzolina per la cardatura del pelo pettino ben bene la mia frangina. Voilà, il mio bellissimo portachiavi super fashion per la festa della mamma è subito pronto per essere regalato. Fatelo di qualunque dimensione desideriate, è sempre bello e sempre fashion. Un modo carino per dire alla vostra mamma che l'avete pensata. E allora, pollice in su se questo video da ultimo minuto vi è piaciuto e noi ci vediamo prestissimo con un nuovo video creativo dedicato al disegno. Io vi lascio alle foto e vi do appuntamento alla prossima volta. Da Ombretta e da Arte per te è tutto, ci vediamo la prossima volta e ora foto!